la solidarietà da un volto conosciuto o addirittura familiare che bussa alla tua porta per consegnarti farmaci e spesa. È il tipo di assistenza fornita dai volontari nei piccoli paesi, lì dove tutti conoscono tutti e dove il senso di comunità, di appartenenza è un sentimento naturale, quasi inevitabile, anche tra i giovani che fanno la propria parte per alimentarlo. Esempio emblematico quello di Valentina a Bagnoli del Trigno. Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, lei, insieme agli altri membri del gruppo volontari bagnolesi, si è data da fare per dare un sostegno alle persone più in difficoltà, prevalentemente anziani. E in quel paesino di poco più di 700 abitanti, arroccato e dall'aspetto tanto suggestivo da meritarsi l'appellativo di Perla del Molise, gli over 70 sono tanti. A riprova la presenza sul territorio di ben due case di riposo, proprio quelle per Valentina e gli altri volontari, alcune delle tappe ricorrenti per la consegna di medicinali. Altra parte importante della loro attività, il recapito a domicilio sia di quanto ritirato in farmacia che dei prodotti alimentari. Un aiuto piccolo ma concreto e per questo importante, anche perché accanto a quello materiale, ci dice con orgoglio Valentina, siamo riusciti anche ad offrire un supporto morale a quanti si sentivano soli e impauriti. Appena c'è stato il lockdown abbiamo cercato di aiutare le persone più vulnerabili, più magari che avevano stretto bisogno, quindi ci siamo attrezzati con guanti, mascherina e cartellino della nostra associazione e siamo praticamente andati sia casa per casa, chi ci chiamava naturalmente, e anche in farmacia e abbiamo praticamente portato medicinali ai vari ospizi, quindi due ce ne sono, casa della Letizia e casa di riposo Paolo Giovanni, e siamo riusciti a aiutare le persone più bisognose. Siamo andati un po' per tutto il paese, ci hanno chiamato sia la farmacista sia anche nei negozi per quanto riguarda spesa alimentare, quindi siamo riusciti anche a fare questo. Qui la situazione era molto tranquilla perché non c'è stato nessun caso, però diciamo che abbiamo cercato anche di non creare panico, perché comunque in queste situazioni ci potrebbe essere qualcuno che magari sai, va in panico e poi si preoccupa per ciò che poteva succedere, ma in realtà abbiamo cercato di alleggerire questa situazione e anche portandogli un sorriso, portandogli un aiuto morale, diciamo.